Un funerale è l'apice del malessere assoluto ma temporaneo. Ebbene, quanti funerali che vediamo ogni giorno. Non passa giorno, infatti, che non dico in Italia, ma nel nostro pianeta, la Terra, ci sia un funerale. Ora sto parlando, sono le ore 14 e 49 minuti, oggi è l'8 febbraio 2019 e in questa ora qua, in questo giorno qua, magari a Sydney si sta celebrando un funerale. E per esempio stamattina mentre stavo passeggiando per il mio quartiere ho visto il carro funebre, ho visto la macchinona grigia con dietro la bara di una persona morta che stava andando all'interno di una chiesa. E così ho avuto come sempre un pensiero triste dentro di me. Mi sono chiesto chissà chi ci sarà stato lì dentro, chissà chi è la persona che si trova ora, o meglio prima, nel momento in cui c'era la messa all'interno di quella cassa da morto. Chissà qual è stata la sua vita, chissà qual è stato il suo iter, chissà quali sono state le azioni che ha compiuto nel corso di questa esistenza. Sono tutte domande queste che mi sono posto e che ovviamente non possono trovare una risposta in quanto non conosco chi era il defunto o la defunta. Non posso spingermi a sapere, a rendermi conto di quello che ha fatto in questa vita, però, e ripeto, però, ho lasciato in sospeso queste domande che non hanno trovato una degna risposta. Tuttavia, all'esterno di questa chiesa di Roma, ovviamente perché io abito a Roma, Roma è ricca di chiese, c'erano le pompe funebri, cioè gli impiegati, tutti vestiti in giacca e cravatta, ovviamente di colore nero, camicia di colore bianco, cravatta ovviamente nera nera nera, con i capelli impomatati, con i capelli ingelatinati, che ovviamente hanno portato dentro la chiesa, ognuno a ciascun angolo della bara, proprio la stessa. E le persone, che immagino erano i parenti, gli amici, i cugini, insomma, i cari, piangevano a dirotto. Una situazione questa che si verifica sempre, ripeto sempre, quando c'è ovviamente un funerale. Ecco, adesso però provate solo per un momento, e ripeto, provate solo per un momento a tornare indietro nel tempo, a far tornare in vita quella persona e a vedere se quella persona che ora non c'è più, quindi è morta, quando era in vita veniva contattata da quelle persone che stamattina si trovavano all'esterno della chiesa a piangere a dirotto? Sì, molte sì, ma ci saranno state, e ci metto la mano sul fuoco, anche persone che di quella persona se ne sono sempre fregate altamente, ma che quando si verifica un lutto si presentano davanti all'Altissimo a pregare e a farsi vedere distrutte, quindi affrante dal dolore, quando magari, ripeto, fino a pochi giorni prima o fino a pochi anni prima non ci si è mai interessati di costui, di costei, di quella persona che purtroppo è morta. E il funerale effettivamente è questo, è un momento che io definisco inutile. Perché? Perché si va a spellare
una ferita, una sbucciatura, metaforicamente parlando, che si è venuta a creare. Perché devo andare ad aprire quella ferita? Perché devo andare a aumentarla? Perché devo stare male, devo stare peggio quando c'è il funerale, chiaramente, quando poi a distanza, e ci metto la mano sul fuoco, di 5, 6, 12 mesi, la vita di quella persona che ha partecipato a quel funerale va avanti e la persona in questione vive pensando una tantum, se tutto va bene, a quella persona che per esempio non c'è più. Ecco, questa si chiama dal mio punto di vista ipocrisia. Questa è falsità. Non possiamo dire che questa è una cosa bella. Come si fa a dire che il funerale deve essere vissuto e poi bisogna tornare a casa e poi non ci si pensa più? Qualcuno potrebbe dirmi, Leandro, ma io non posso stare sempre a piangere il mio caro estinto perché sarebbe impossibile, non vivrei più la mia vita. Sì, sono d'accordo, è giusto questo ragionamento, però l'ipocrisia profonda dove è? Risiede nel fatto che ci si affaccia, magari si va ad un funerale, quando magari quella persona che ha perso la vita, quindi che è morta, non aveva avuto alcun tipo di rapporto amicale, di amicizia e o di vicinanza con chi si presenta poi però al funerale di sua proprietà. Ecco, è inutile nasconderlo, è inutile occultarlo, è del tutto fuori luogo non pensare che c'è una ipocrisia che di fondo è palpabile, è palese, voglio dire, perché è palese che ci sia. Non prendiamoci in giro, ragazzi, non prendiamoci per i fondelli. Perché una persona che sta in un funerale va a trovare quella persona che è morta in chiesa. E magari, ripeto, quella stessa persona non si è mai interessata a quella che ha perso la vita, però si affaccia al funerale. Allora io lì mi chiedo: ma questa è ipocrisia? Ma questa è ipocrisia, punto interrogativo? E la risposta è una risposta retorica. Sì, questa è ipocrisia. Ma questo è il mio parere, ma questa è la mia opinione. E io non sono un Dio, io non sono Yahweh, io non sono Allah, io non sono Buddha, io non sono nessuno. Eppure, e ripeto, eppure, le mie teorie spesso e volentieri si confermano vere, si confermano fottutamente reali, concrete. Io mi ergo sempre, mi ergo spesso a paladino di verità, mi ergo spesso a uomo di saccenza, di sapienza, eppure qualcosa di vero c'è. Non spetta a me dirlo, non spetta a me doverlo dire, spetta a voi. Voi che siete la voce del web, voi che mi seguite, voi che mi ascoltate, voi che mi vedete, ditemi sì, Leandro, hai ragione, sì, Leandro, hai perfettamente ragione, oppure no, Leandro, hai torto. Ma se mi dovete scrivere no, siate educati, siate rispettosi, dite sì, non la penso come te per questo, quest'altro e quest'altro motivo ancora. Penso di aver detto tutto, quindi il funerale è l'apice del malessere assoluto, ma temporaneo. Quindi temporaneamente io sto male. Luigi va al funerale di Vittorio. Vittorio era un suo caro amico di anni. Vittorio è morto. Vittorio non c'è più. Luigi va a trovarlo al funerale. Luigi sta malissimo in quel funerale, piange a dirotto. Dopo 2 ore sta ancora male, ci pensa. Ma ecco che il giorno dopo, che i mesi dopo, il ricordo che Luigi ha di Vittorio, amico d'infanzia, si va quasi ad eclissare, si va quasi ad estinguere, si va quasi a spegnere. E questa è la realtà dei fatti, secondo la mia opinione.
Grazie a tutti, fatemi sapere che cosa ne pensate, datemi la vostra opinione perché a me interessa averla, perché a me interessa riceverla, non siate timidi e soprattutto ditemi sì oppure no. E soprattutto, la pensate come me, il funerale, l'apice del malessere assoluto per eccellenza, ma è un malessere temporaneo. Vale a dire, io sto male lì per lì, ma dopo un po' di tempo il mio malessere sparisce. Io sto male? No, finisce, perché il tempo va a sopprimere il ricordo. Perché il tempo che passa mi fa scordare, tra virgolette, quella persona che ha perso la vita. Ecco, questo è il discorso da fare. Grazie a tutti, un cordiale salutone e al prossimo video.